Richiamare la politica alle proprie responsabilità chiedendo risposte concrete ed immediate è l'impegno del forum delle persone e associazioni di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro che questa mattina si sono ritrovati con gli studenti delle scuole campane al Pala Barbuto di Fuorigrotta. Presente all'incontro la responsabile del forum, il segretario generale CISL Campania Lina Lucci e i responsabili regionali dei movimenti che lo compongono, CISL Campania, ACLI, Compagnia delle Opere, Coldiretti, Confcooperative, Confartigianato e Movimento Cristiano. Noi vogliamo dare un segnale forte, non siamo l'antipolitica, vogliamo restituire alla politica credibilità e ovviamente lo facciamo partendo da noi, da quello che rappresentiamo. Se il cambiamento non passa attraverso noi, non c'è nulla da fare per questa regione e per il Mezzogiorno. Il cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto l'iniziativa. Credo che sia un'occasione unica questa per intraprendere un cammino un po' più all'insegna della responsabilità di tutti, un richiamo a tutti a essere più responsabili, a fare le cose con concretezza e soprattutto a fondare un'attività, una politica su basi un po' più serie. Circa 3.000 studenti di scuole superiori campane e di universitari sono stati intervistati su cosa pensano della politica, cosa cambierebbero, come definirebbero i politici e se sono preoccupati per il loro futuro. Con loro si è confrontato sul tema ladro e chi ruba e chi mantiene il sacco, il governatore della Campania Stefano Caldoro e il ministro Maurizio Lupi. Credo che giornate come queste servano più che ai giovani, servono a noi. Ritornare in mezzo a quelli a cui la politica dovrebbe dare risposte, a quelli per cui la politica nasce. Io stesso da giovane mi sono impegnato in politica per cercare di migliorare la città dove vivevo, il quartiere periferico dove sono nato. Ritornare in mezzo a loro credo che sia l'occasione per ritrovare la ragione per cui ognuno di noi ha deciso di fare politica una volta o di dare ancora oggi il suo contributo.